Maurizio. Buonasera a tutti. Maurizio Valcarenghi di Forio, 35 anni, e ci canterà Vivimi di versione Biagio Antonacci. Buonasera a tutti. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se vuoi, credimi se puoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se vuoi, credimi e vedrai, credimi e vedrai, non finirà mai. Qui grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più. Hai bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro, lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro. Così diventi un grande quadro che dentro a me ricopre una parete bianca un po' anche stanca. Credimi se vuoi, credimi, perché fare del male solo e ancora a me. Qui tra le cose che ho qualcosa di più che non ho avuto mai. Hai bisogno di vivermi di più, di più. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro, lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro. Hai aperto in me la fantasia, le attese, i giorni di un'illimitata gioia. Hai preso me, sei la regia, mi inquadri e poi mi posti in base alla tua idea. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro, lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro. Credimi se vuoi, credimi se puoi, credimi e vedrai.
non finirà mai, mai, mai. Bravissimo Maurizio, grazie, grazie a te. Proseguiamo ancora l'applauso. Allora, lo conosciamo subito, 20 anni, lui si chiama Daniele Cigliano. Prego Daniele e buonasera. Ci canterà tra Tegola e Cielo di buonasera Marco Menichini. Buonasera. Applaudi. Vabbè, me lo mantengo. Prima di abitare nel mondo penso che stavo dentro un suolo profondo dove anche se tra tegole e cielo non c'era armonia, basta un minuto per una magia. Ogni cosa ha un senso per ognuno sarà lo specchio, la risposta per chi prende e chi dà. Tra tegole e cielo è più o meno com'era, ma non ho mai chiesto perché. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Penultima fila in quell'inverno lungo che venne la neve leggera e assordante sul vetro appannato a dipingere un'età. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Restavi in silenzio dietro scudi a goccia aperta, difendere il mondo che volevi e vorrei, ma il mondo non ti ha mai difeso e adesso dove sei? C'è un confine al muro e ci vediamo al di là, torre passeggeri sopra un treno che va per mille stazioni, chi scende, chi spera tra mille sguardi, ma tu dove sei? Dove sei? Dove sei? Nell'ultima fila ma l'inverno è andato via, sarà che oggi piove, sarà che per me cercando sempre senso a trovarti anche un momento per dirti che non muore niente se vuoi farlo vivere. Dove sei? Sarà che oggi piove, sarà che per me sul pianto avrà un ricordo o il colore di un'età. Prima di abitare nel mondo penso che stavo dentro un suono profondo dove anche se grazie. Bravissimo Daniele, gli applausi e le persone parlano da sé, grazie per averci fatto compagnia. Allora, siamo pronti, la giuria si sta posizionando, la folla è sempre più gremita, c'è gente che addirittura qui è tra gli alberi, non vi nascondete, fatevi avanti sperando che ci siano ancora spazio, ci siano ancora posti.
facendo, va bene per... Nello. Allora, il giurato Nello? No? La signora Angela Della Monica e la Miss 2014 Nancy Paduano sono cortesemente pregati di venire in giuria. Roll up. Pasquale a destra, roll up. La signora è arrivata giusto in giuria? Alza un attimo la mano, perfetto. Nancy Paduano? No, era già vestita. Cambiato. Questa è mia. Si sta cambiando. Vabbè, me la fai venire. Vai, parti. Vai giù, parti. Poi la presento. Lo lascio acceso. E allora me lo devi. No, Pasquale, parla con due. Mantieni allora, quello. Allora, lui parla con il rosso. Io parlo col verde. Entro durante una sfilata, quindi non avrò il palmare. Dopo con la sfilata. Glielo passo io il palmare. Allora il tuo palmare è il verde? Il mio palmare è il verde. Allora momentaneamente me lo ridò. Silenzio!
Ottava edizione di Miss Blue Mare. Quinta tappa di Miss Blue Mare, quarta di Mr. Work Team. Buonasera a tutta l'isola di Ischia, ma soprattutto buonasera a questo magnifico pubblico che questa sera fa da cornice alla quinta tappa di Miss Blue Mare e alla quarta tappa di Mr. I Work Team. Quindi il primo applauso ve lo meritate voi, grazie! Però vi meritate anche una conduzione degna di questa serata e certamente non sono io quella persona, ma è la mia compagna di viaggio, la mia coreografa preferita, una ragazza capace di tantissime cose e ve la presento subito, Eliana Schiano! Buonasera Eliana. E grazie, buonasera, ancora di più, fatemi sentire. Bellissimi, veramente bellissimi, grazie perché questa sera siete un pubblico straordinario, oltre alle nostre bellezze e ai nostri mister che sono dietro, sarà uno spettacolo veramente splendido, c'è questo cielo meraviglioso e questo mare e soprattutto siete voi, un'isola stupenda, ho il piacere di conoscere, stupenda. Delle terme straordinarie, quindi applauditevi da solo, grazie Casa Micciola, grazie per l'ospitalità. Possiamo dire che stavamo corteggiando quest'isola da tempo. Sì. E un grandissimo staff ci ha affiancato per mesi per far sì che questa sera mare e anche mister. Allora vi spiego un po' cosa succederà questa sera. Ottava edizione di Miss Blue Mare. Cosa succede? Ogni selezione verranno fuori delle ragazze, dalle 5 alle 10 ragazze, che poi parteciperanno a una finale regionale a settembre. Da questa finale regionale verranno fuori solo 5 nomi, ovvero 5 ragazze che concorreranno 8 giorni sulla è giusto che devono vivere a 360 gradi il mondo delle esatto. Passerelle. Come dici sempre tu, la bellezza non bisogna mai ingabbiarla, quindi questa è una cosa fondamentale. E diciamo pure, il nostro motto qual è? Scegli la libertà. Scegli Miss Blue Mare, ovviamente. Allora Pasquale, che dici? Le vogliamo congedarle, li facciamo sì. O congelarle? Sì, no, stasera con stasera noi fa caldo, sì. Possiamo liberare le ragazze allora che congediamo. Possono tornare. Prego ragazzi, magari ringraziamo già in anticipo il nostro service Francesco che ci mette anche un po' di musica. Io mi sposto e congediamo le Miss e i Mister.
un applauso a queste splendide ragazze che da oggi pomeriggio dalle 17 fino ad adesso hanno sopportato caldo, sole, noi che siamo particolarmente severi ed esigenti. Riprendiamo il palco, Pasquale. Allora, le concorrenti questa sera innanzitutto sfileranno in tre momenti moda, ovvero costume, casual ed elegante. Per il costume e il casual, signori giurati, io pronuncerò il loro numero e ve li presenterò, quindi sia per le donne sia per gli uomini. Invece per la sfilata elegante io non pronuncerò i loro nomi, loro sfileranno classica passerella moda di alta moda, quindi voi comunque vedrete i loro numeri e potrete poi guardare il loro portamento, la loro fotogenia e tant'altro. Quest'anno, Pasquale, utilizziamo un po' un metodo di voto abbastanza particolare. Sì, un metodo nuovo? Vabbè, sì. Puoi spiegarlo benissimo. Ok, allora, il metodo di coppia, ovvero voi in giuria sarete una coppia con un'unica votazione per tutte e tre le passerelle. Ovviamente la votazione è da 5 a 10 per ciascun concorrente e ciascuna passerella. La prima classificata di questa sera si freggerà del titolo di Miss Casamicciola Terme Blumare ed accederà direttamente alla finale regionale che faremo a settembre, ma non sarà sola perché sarà accompagnata da altre quattro ragazze che arriveranno ex aequo al secondo posto, quindi cinque ragazze questa sera potranno sognare di andare in finale sulla MSC Poesia e magari poter rinnovare ancora una volta il titolo nazionale assegnato alla Campania, così come nella passata edizione. Questa sera inoltre, Pasquale, regaleremo un corso di portamento Alice Models. Scusa, che significa regaliamo? Regaliamo, costo cioè, allora, zero. Un attimo. Costo zero, cioè altri concorsi di bellezza danno un buono di 500 euro su un costo di 1.500, non possiamo fare come loro, cioè dobbiamo regalare un corso intero. Pasquale, noi siamo Miss Blumari, abbiamo le Alice Models, quindi lo regaliamo totalmente. Vabbè, questa è una gratuito. Gag che ci eravamo preparati, però Miss Blumare con Eliana Schiano, che è, oltre che essere coreografa, conduttrice, è anche una bravissima docente di portamento. Grazie. Che a Napoli... Abbiamo proclama delle modelle ogni anno, quindi tramite il corso Alice Model, quindi una ragazza stasera potrà avere la possibilità di partecipare al corso gratuitamente, cioè tutto il corso è gratuito, questo sarà a nostra discrezione, sì, indipendentemente dalle fasce. Esattamente. Pasquale, noi quest'anno abbiamo un arduo compito, lo sai? Quale? Ovvero quello di riconquistare il titolo nazionale. Sì, perché? Appunto. Perché il concorrente del 2014, che l'anno scorso ha vinto a Piazza Vanvitelli, una 19enne di Torre Annunziata, Nancy è Paduano, quella che qui. Vedete sui roll-up, i 6x3, è la nostra Miss Blumare 2014, quindi veramente abbiamo un compito molto molto arduo, quello di riconquistare fascia, scettro e coroncina. Io ve la presento per la gioia di ce tutti. Ce l'abbiamo qui in carne e ossa. Ce l'abbiamo qui, Nancy Paduano! Paduano. Miss Blumare 2014, Nancy Paduano. Miglior colonna sonora di Madre Natura, sei uno spettacolo, quindi i miei più calorosi applausi e benvenuto in questa splendida isola, sei meravigliosa. Poi noi che l'abbiamo vista negli ultimi 365 giorni evolversi, vediamo che Nancy Paduano è degna delle più grandi passerelle del mondo. È verissimo. Scorso era una delle ragazzine che partecipa appunto a una tappa di Miss Blumare,
prendendo il primo posto a Napoli al Vomero, poi nella finale regionale ha confermato la sua bravura in passerelle e addirittura in finale, pensa che Miss Blumari 2014 ha visto in passerella 1833 ragazze. Lei in quella crociera di 8 giorni, dove ripetiamo ancora è tutto completamente gratuito, è riuscita ad affermarsi alla grande, quindi un applauso ancora. Nancy, allora brevemente un breve sunto di quegli 8 giorni di crociera. Buonasera a tutti, gli 8 giorni di crociera sono stati stupendi, scusate, sono un po' emozionata, in fronte a tutta questa gente, poi Ischia è bellissima. È bella, vero? Veramente bella. Niente, sono stati dei giorni fantastici, duri di lavoro, giorno e notte a lavorare. Però nonostante tutto mi sono divertita, ho conosciuto delle persone fantastiche e sono cresciuta anche moralmente. Ed è un'esperienza che auguro a tutte di farla. Dove ti ha portato Miss Blumare? Miss Blumare mi ha aperto tantissime porte nel mondo dello spettacolo e della moda. Sono stata a Canale 5, a Rai 1, ad Agonciane in Albania, un programma con Pupo. Ho fatto vari book fotografici e adesso qualche sfilata, sto aspettando. E a settembre sarà nelle 6 puntate del nuovo corso, del nuovo ciclo di Ciao Darwin con Paolo Bonolis, quindi ancora un applauso. Infatti, a Nancy, ci vuole tutto. Che la concediamo, sì, anche perché sarà una delle più giurate, sì, l'accompagno al bordo palco. Okay. Io nel frattempo riprendo il centropalco per spiegarvi perché avete visto gli uomini, perché compito veramente arduo questa sera, per rendere ancora più belle queste ragazze e questi ragazzi è stato il compito del team, dell'iWork Team. Quindi iWork Team sono parrucchieri professionisti, quindi acconciano, se possiamo dire, donne e uomini. E da quest'anno, quindi siamo quasi, sono più che altro i genitori del nuovo concorso che è Mister iWork Team, dove vedrà parallelamente, concorrerà parallelamente insieme alle ragazze, quindi anche gli uomini faranno 3 uscite in costume casual ed elegante. Anche loro, insieme ad altri ragazzi delle tappe precedenti, andranno in una finale, un'unica finale a settembre. E da questa finale usciranno fuori soltanto 2 ragazzi che saranno gli unici 2 accompagnatori delle 60 finaliste sulla MSC Poesia. Anche qui tutto rigorosamente gratuito, quindi grazie ancora al team di Mister iWork Team che dopo andremo a presentare. Applaudiamoli! E bisogna ancora ringraziare tutte le persone che stanno lavorando per questo evento, che sono decine e decine, veramente una task force notevole. Abbiamo il nostro fotografo Ivano Sposito che ci segue in tutte le tappe, così come Pietro D'Inverno, il nostro video operatore, ma ci sono anche i ragazzi della isolaverdetv.com che sono, insomma, ci mettono in diretta sul web, quindi un TV streaming, correggetemi se sbaglio, siamo in diretta e andremo anche in replica domani sera più o meno allo stesso orario, quindi un ringraziamento anche a loro. Quindi a questo punto il caso di presentare la giuria. Sì, esattamente, poi dopo ovviamente vorrò, ma facciamo così, tu vuoi scendere giù, io presento anche gli sponsor nel frattempo? No, magari sto qui. Perfetto, bene, allora poi presenterò gli sponsor. Hai la lista degli sponsor? Sì, ce l'ho. Allora fai allora la lista degli sponsor e mi faccio un giro. Perfetto, qui ringraziamo subito Coffee for Home, Rastro, Keramos, Vincenzo Cuomo Personal Finance con la Fenecobanca, Hotel Terme Elisabetta, Hotel Stella Maris, Hotel Gran Paradiso, Hotel Pensione Monti, Hotel La Pergola, Hotel Vinta Villa Gianto, Hotel Villa Sirena, Hotel Beltramonte, Cast Hotels, Hotel La Maggioressa, I Sapori dell'Isola di Ischia, Patrizia e Tiziana Coffer, la Boutet Centro Estetico di Elena Monti, SDN Marin Noleggio Gommoni, Benny Gas, Monfalcone Ristorante, Edil Casamicciola, Intersport Italmoda Pisani, il Comune di Casamicciola che ci ha ospitati tutti e l'Associazione Pro Casamicciola Terme. Raccogliamoli in un unico applauso. E questo è anche per te che mi fai un po' da sì, referente, da portavoce. Allora, l'arduo compito di giudicare le ragazze, sperando che il microfono non sganci perché mi sono allontanato troppo dalla console, lo hanno i 16 giurati che abbiamo riunito in 8 coppie. Quindi inizio a presentare la prima coppia, la signora Maria De Vitale, estetista, e Clementina Petroni, pittrice, che sono proprio qui davanti. Poi un'altra coppia dove è anche coppia di Angela Sinise, dove la sua
cucciola. Adesso partiamo con sì, dopo. Sono un po' stanchi, ecco, perché ho fatto un po' di confusione. Allora, direttore, ex direttore, perché adesso è in pensione, vero? Lo è ancora, benissimo, direttore dell'aeroporto di Casamicciola insieme a Ilaria Minnanna, esperta in arte. Un applauso, grazie. Poi abbiamo qui, mi aiuti, lei è Arcamone, sì, Cristina Arcamone, animatrice, capitano e anche artistico, artista, scultore. Abbiamo lo scrittore, lo scrittore, Antonella De Novelli, insegnante di diritto che fa coppia con Angela Della Monica, insegnante di scuola elementare. Salvatore Longa, regista, e Maria Formicola, sponsor, La Pergola. Ed infine, ma non ultimi, la signora Alessia Pezzullo, responsabile dell'Istituto Triade, è un istituto che si occupa di estetica, che fa coppia con la nostra splendida Paduano. Eccoli qui, allora, le abbiamo presentate. Io vi ricordo che il voto è di coppia, unico ovviamente per tutte e tre le uscite, costume da bagno, casual ed elegante. Ve le vado subito a presentare e ricordatevi che la votazione sarà dal 5 al 10. Allora, ve le presento subito, le ragazze sono prime, giusto? Siete pronte? Sì, sono un po' agitate. Allora, diamo subito il via a questa prima manche. Signori e signori, le miss in costume da bagno. Emanuela Carcaterra, 14 anni di Forio Ischia. Numero 2, Claudia Foy, di 15 anni, anche lei di Forio Ischia. No, di Ischia, scusate. Maria Vittoria Di Costanzo, 16 anni, di Casa Micciola. La numero 4, Annalia Iovine, lei ha 20 anni e viene da Barano. Maria Catarallo, 19 anni, da San Giorgio Romano. Numero 6, Anna Esposito, lei ha 22 anni, è di Furio Ischia. Francesca viene da Napoli e ha 20 anni. Numero
Torino ha 16 anni e viene da Casa Micciola. Numero 9, Manuela Razzicui. Lei viene da Barana e ha 17 anni. Numero 10, Federica De Simone viene da Napoli e ha 17 anni. Simona Ismail, lei viene da Furio Dischia e da 19 anni. Numero 12, Alina Monti, lei ha 18 anni e viene da Casa Micciola. Claudia Leardini, Claudia viene da Casa Micciola e da 17 anni. Numero 14, Belinda Ismail, lei viene da Furio Dischia e da 17 anni. Svetlana Tukachenko ha 22 anni e viene da Furio Dischia. Arianna Cuciniello, lei viene da Giuliano, Campania e da 20 anni. Numero 17, Raffaella Schmidt. Lei viene da Furio Dischia e da 17 anni. Numero 18, Maria Di Iorio. Lei viene da Casa Micciola e da 20 anni. Roberta Kettman, lei ha 21 anni e viene da Ischia. Numero 20, Patrizia Ramirez. Patrizia viene da Furio Dischia e da 19 anni. Numero 21,
Albanese, Ilaria ha 21 anni e viene da Casa Ricciola. Fabrizia viene da Ischia e da 21 anni. Ed ultima di questa prima tranche è Fernanda Ramos. Lei ha 21 anni e viene da Furio di Ischia. È una cosa importante che ci teniamo a dire che oltre al nuovo metodo di votazione di coppia abbiamo anche gli ispettori di giuria che sono durante il backstage abbiamo sorteggiato tra le ragazze tre persone che potranno sì tre numeri che era il numero corrispondente delle ragazze e ci affiancheranno durante i conteggi, quindi verranno con noi a fare questi conteggi e sono la signora Marinella Anzalone, la signora Patrizia Nicolais e il signor Giuseppe Federico. Sono andati in farsetto, se non sbaglio. Non so perché pensavo Peppe, per te ce ne sono due, vero? Anche due ispettori che magari... Perfetto, sì, anzi facciamo così, in quanto gli ispettori maschili invece non sono stati presi, quindi non è stato fatto il sorteggio, due genitori a scelta di mister possono farsi avanti i prossimi conteggi. Anzi, proprio perché è nostra intenzione mostrare la massima trasparenza, non solo anche per rispetto della giuria, che comunque loro ci mettono la faccia. Spesse volte quando andiamo in altri concorsi dicono la colpa non è mia. Però chiaramente prendetevi le vostre colpe quando è giusto prenderle, ecco, quindi dobbiamo rispettare i voti della giuria, ecco perché scegliamo gli ispettori. Esatto, e voglio ricordare i giurati, dopo l'ultima uscita in elegante sia per le donne che per gli uomini, se gentilmente già tirate le somme di tutte e tre le sfilate, così faciliteremo anche dopo il compito degli ispettori e di Pasquale. Hai fatto benissimo. Ecco. Allora congediamo con un applauso queste ragazze che escono dall'altro lato, grazie. Un ultimo sguardo alla giuria. Signori giurati, è tutto chiaro? Le spiegazioni sono state fatte prima, tutto a posto? Eccole qua, le ragazze vanno via. Ecco, voi ragazze ovviamente vi preparate in casual. Vogliamo partire perché questo vuoto è proprio brutto, però io attendevo il vostro applauso spontaneo perché questi uomini qui sono peggio delle donne, non escono se non li applaudiamo. Partiamo con la prima sfilata in costume da bagno per i nostri mister. Ecco le donne, fatemi sentire donne! Numero uno. Non è vero, stavo scherzando, ho sbagliato cartella. Voi mi applaudite così io evito di farmi rossa. Aiko, giusto? Ok, di nuovo, via. Numero uno, Aiko di meglio. Lui viene da Ischia e da 15 anni. Numero
Carmine Schiano, lui viene da Ischia e da 21 anni. Giuseppe Di Polito, lui viene da Napoli e da 22 anni. Numero 4, Dario Palmieri, lui ha 16 anni e viene da Napoli. Salvatore Di Costanzo, lui ha 16 anni e viene da Pozzuoli. Numero 6, Manuel Pisani, lui ha 16 anni e viene da Casapicciola. Numero 7, Leonardo Aulisio, lui viene da Napoli. Numero 8, Antonio Maietta, lui viene da Napoli e ha 18 anni. Numero 9, Vincent Buono, lui ha 22 anni e viene da Ischia. Numero 10, Luigi Di Costanzo, anche lui è ischitano ed ha 25 anni. Nicola Fiorentino, 20 anni e viene da Ischia. Numero 12, Domenico Cangiano, lui viene da Napoli e da 18 anni. Numero 13, Raffaele Marchisiello, lui ha 24 anni e viene da Ischia. Numero 14, Gianmaria Priori, lui ha 19 anni e viene da Napoli. Numero 15, Domenico Senese, lui viene da Ischia e da 21 anni. Senese, scusate. Numero
Daikia. Numero 17. Ciro. No, no. 17 sei. No, Ciro Manna, lui ha 24 anni, viene da Ischia. Numero 18, Elio Strellato. Lui viene da Caserta e da 28 anni, il più vecchio del gruppo. Ultimo di queste tranche è il numero 19, Davide Milo. Lui viene da Napoli e da 17 anni. Qua, mamma mia, in mezzo a questi splendidi ragazzi, veramente un target elevatissimo questa sera, Pasquale. Sì, veramente abbiamo visto una qualità, soprattutto cioè, sia delle ragazze bianche che dei ragazzi. Sì, questo segno significa che prendono seriamente Miss Blue Mare e Miss Sierra Eurotim. Volevo salutare il carissimo amico Roberto Ruggero che ci è venuto a trovare. Grazie. Sì, grazie Roberto, accompagnato da una splendida compagna, quindi sempre compagnia di belle presenze. Allora concediamo i ragazzi. Uomini, prego, andatevi a cambiare in Roberto, un pochettino prima e avevo l'onore di averti in giuria. Sì. Allora, signori giurati, è tutto chiaro, stiamo procedendo, avete bisogno di altre notizie, stiamo andando bene. Tutto, mi piace il metodo di voto, così non si fanno giochetti. Allora, il momento musicale. Sì, prima di un momento musicale, Pasquale, io vorrei che facessimo gli onori di casa ad altre due splendide ragazze che questa sera saranno un po' le mie vallette, una bionda e l'altra mora, un po' come le veline. Io le chiamo subito, si chiamano entrambe Francesca, Francesca Sorrentino e Francesca Desiano. Prego Francesco, a te. Buonasera. Prego ragazzi, passerella anche per voi. Bellissime, le applaudiamo calorosamente. Un po' come Striscia la Notizia, la mora e la bionda. Casa Micciola questa sera ce n'è per tutti i gusti, eh? Buonasera ragazzi, Pasquale, abbiamo un palmare, le interviste sì, tu fai tu gli onori di casa. Allora, iniziamo da Francesca. Iniziamo da Francesca. Mi metto tra voi due. Allora, Francesca, grazie per aver accettato l'invito, cosa ne pensi del nostro concorso? Beh, un bel concorso, poi vedo sia i ragazzi che le ragazze molto diciamo, presi da questa competizione, che però ho visto dietro le quinte che si è creato anche un bel team, sì, sono molto complici anche tra di loro. Si creano delle belle sinergie, insomma i ragazzi, poi voi avete una cosa eccezionale, cioè fate socializzate in 5 minuti, in barba ai social network dicono che sì, sono invece dietro c'è Baldore da oggi dal 17. Tu hai mai partecipato a un concorso di bellezza? Sì, parecchie volte. Uno in particolare, puoi dire, tanto non soffriamo di gelosia. Allora, ho partecipato ultimamente a Miss New Star, la quale sono la vincitrice. Infatti sono vincolata, non posso più partecipare, perché essendo un concorso nazionale, infatti ho gareggiato contro ragazze del Piemonte, di Roma, di Malta anche, e essendo stata la vincitrice non posso gareggiare. Allora, in qualità di vincitrice è giusto anche che sia così, anche per non fare un passo indietro professionale, quindi stai facendo passerelle, immagino? Sì, assolutamente, sfilate di alta moda, diciamo, infatti quest'anno ho già diversi programmi per il 9, per il 3, parecchie sfilate. Ivano, mi fai una bella foto? Guarda, cerca proprio, guarda, voglio farla avanti, vedere i miei amici, ecco, un po' più avanti. Più avanti, ragazzi, c'è un rombo. Voglio fare invidia un po' ai miei amici. Esattamente.
Grazie, ma quanti flash, che bello, mi sento un VIP. Quindi possiamo congedare le due Francesca. Sì, loro ci Francesca aiuteranno, io ti ho lasciato spazio perché sono bellissime, non voglio rubare la scena. Ma te l'ho chiesto io, quando si tratta di belle donne. Ecco, ecco. Fammi stare in mezzo. Loro saranno veramente le mie vallette, quindi mi aiuteranno questa sera per le fasce, per la giuria. Me ne vado con loro. Andiamo a buon intenditore. Ecco. Grazie ragazzi, grazie Francesca. Allora, io adesso... Sono sola. Ho detto grazie. Che è successo? Ho detto grazie Francesca, nessuno ha applaudito alle Francesca, nessuno ha applaudito alla bellezza, casa Micciola non c'è, di più, un po' di più, su ragazzi io vengo da una... Ah, ancora, ancora, che belli che siete. Giuria come va? Tutto bene? Dura stasera? Dura veramente. Allora adesso io voglio passare dall'arte della bellezza e della moda all'arte canora, ovvero io vi presento una ragazza straordinaria, lei ha solo 21 anni e di Barano, lei si chiama Valentina Senese, vieni qua Valentina e ci canta Quando nasce un amore, per voi Valentina Senese. Buonasera. Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un milione da una stella che guardi, di stelle nel cuore, ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cuore, devi stare vicino, devi dargli calore, preparare il cammino, il terreno migliore. Quando nasce un amore, cosa c'è? Se adesso sento queste cose per te, e farò di te la mia estensione, farò di te il tempo della ragione. Penso io a farti avere un futuro.
quando nasce. Un amore. Grazie. Bravissima, io sono rimasta qua perché voglio... Aspetta, dove vai? Gli applausi tutta per te, casa Micciola, per la nostra grazie. Valentina Senese. Valentina, ancora, ancora, non vi preoccupate, non fate caso a me. Grazie. L'unica cosa che voglio chiederti, da quanto tempo studi canto? Più o meno 2 anni. Ah, ecco, sei bravissima davvero, hai una voce straordinaria. Ci delizierai grazie. Ancora con la tua voce più tardi. Sì, più tardi. Ti congedo, grazie ancora. Ciao, Valentina. Grazie. Allora, prima di iniziare la seconda sfilata, ovvero quella in casual femminile, Pasquale, io voglio... Pasquale, un po' come il telegiornale. Ci sei, Pasquale? Pasquale, sei lì? Ok, Pasquale. Con vai, vai, con la tua giuria, vai, vai. Mentre magari vedi se le ragazze sono... Perfetto, va benissimo, va benissimo. Salvatore Ronga, regista, magari se ci facciamo vedere anche... Gli altri, guarda, già stanno in fondo. Allora, Salvatore, brevemente, 4 parole, insomma, una specie di SMS. Cosa ne pensi delle ragazze, di Ragazzi in Gara? Ma le ragazze sono molto spettacolari, sono molto belle. Ma questo chi lo deve dare? Anche i ragazzi, però è una... Le ragazze sono molto belle, sono molto simpatiche, sono molto curioso di vederle anche nella prossima veste, in quella casual e anche quella elegante. E con la sua compagna di giuria, la signora Maria Formicola, si trova d'accordo con tutti i voti? D'accordissimo. Sì, quindi, visto, è stato molto più semplice, un sistema abbastanza facile da poter seguire, quindi massima trasparenza. Massima. Perfetto, allora mentre, chiedo scusa, mentre Eliana mette in riga le ragazze, la sento da lì che fa un po' di, è una tigre. Allora, cavaliere, allora magari facciamoci vedere un po' dal pubblico. Allora, vedo che lo osservavo lì da... No, non è nel caso, come, anche se comunque davanti a tale bellezza ci si emoziona facilmente. Molto, molto, sono delle belle ragazze, è difficile dare una votazione. Purtroppo esiste la votazione e cerchiamo di darla nel miglior modo possibile. Ed è veramente problematico perché sono delle belle ragazze, io mi auguro per loro tanta felicità e che possano avere un successo degno della loro bellezza. E la mia speranza è creare un problema anche l'anno prossimo, ecco, quindi spero anche negli anni successivi. Gli anni successivi ci auguriamo che loro vengano già con un titolo, quindi che possono essere, con questa serata possa essere di loro, un successo per loro. Magari la ragazza che potrà seguire le orme di Nancy Paduano potrebbe uscire proprio da questa tappa. È questo che io mi auguro, lo auguro a loro, perché sono, ripeto, delle belle ragazze. La ringrazio. Allora, Andrea, sì, magari... Noi ci siamo incontrati per la prima volta lunedì, abbiamo fatto la conferenza stampa, un po' il punto della situazione e ho visto che hai intorno a una squadra molto molto efficace di grandi professionisti. Voglio strapparti una promessa, già sai, avere ancora Miss Blumare in questa piazza e dare l'esclusività a Casa Micciola anche per l'anno prossimo, che ne pensi? Ma non è un'idea malvagia, penso che ci siano tutti i presupposti, spero che possiamo anche l'anno prossimo concretizzare nuovamente questa bella serata. Quindi possiamo metterci il pensiero? Non so. Beh, siamo in tanti a pensarla in questo. Cioè, non siamo qui ad asciugare gli scogli, a pettinare le bambole, quindi vedo se... Eliana, siamo pronti? Sì, sì. A te la linea. Inerente a questo, Pasquale, penso che Casa Micciola lo voglia. Casa Micciola, l'anno prossimo ci volete ancora qui, tra queste splendide bellezze. Mi sa proprio di sì, il pubblico vale più di 1000 parole. Allora, io darei subito il via, non prendo il centropalco perché voglio dare a loro la possibilità di farsi vedere. Partiamo con la seconda sfilata per le Miss in abito casual. Emanuela Carcaterra è la numero 1. Emanuela vuol coronare il sogno di diventare una ballerina. E adora mangiare gli spaghetti. La numero 2 è Claudia Fois. Lei da grande vorrà diventare uno psicologo, una psicologa. E il suo cantante preferito è Vasco Rossi.
La numero 3 è Maria Vittoria di Costanzo. Lei vuole studiare per diventare ufficiale di nave da crociera. Numero 4, Annalia Iovine. Lei sta studiando per diventare un avvocato. E la cosa bella è che le piacciono i peperoni. E quando si tratta di mangiare, guarda, sono sempre pronto. Numero 5, Anna Mariarca Tarallo. Lei studia all'università per diventare educatrice nei carceri minorili. E lei, che è un'intenditrice, va matta per Lorenzo Insigne. La numero 6 è Anna Esposito. Lei vuol diventare un hostess per crociere. Sempre dopo aver mangiato una buona parmigiana di melanzane. Già, Pasqua. La numero 7 è Francesca Tito. Francesca vuol diventare una diplomatica. Adora ascoltare i Coldplay. La numero 8 è Simona Corbino. Lei studia per diventare una guida turistica. E lei adora i The Colors, trionfatori di Amici. Numero 9, Manuela Razzgui. Lei vuol fare la modella. E si accontenta delle penne al pomodoro. Numero 10, Federica De Simone. Federica vuol diventare un medico. E in comune con Federica abbiamo i gusti musicali. Entrambi adoriamo Tiziano Ferro. Numero 11, Simona Ismail. Simona studia per diventare un'estetista. Anche lei, fan di Amici, adora Alessandra Amoroso. La numero 12, Alina Monti. Alina vorrebbe diventare una grande cantante. E la cosa bella è che piace mangiare tutto. Numero 13, Claudia Leardini. Claudia sta studiando per diventare una psicologa. Mangiare tutto è una moda, anche lei piace mangiare proprio tutto. Numero 14, Belinda Ismail. Lei vuol diventare una modella. È il trionfo di Amici, è il trionfo del Sud, lei adora Emma Marrone. Oh.
Numero 15, Svetlana Tkachenko. Lei vuol diventare una ceramista. E il suo mito è Orlando Bloom. Numero 16, Arianna Cuciniello. Lei vuol diventare un avvocato. E Ligabue è il suo mito. La numero 17 è Raffaella Schmid. Lei vuol diventare una fotomodella e... in barba alle diete mangia tutto. Numero 18, Maria Di Iorio. Maria vuol diventare una fotomodella. E un applauso per i suoi gusti culinari, perché lei adora il mitico coniglio all'ischitana. La numero 19 è Roberta Kettmann. Lei vuol diventare una famosa attrice. È il suo mito, è il mio sosia, Brad Pitt. Non me l'aspettavo questa. Numero 20, Patrizia Romires. Lei vuol diventare una modella. Riso, pollo e insalata verde sono le cose che lei adora mangiare. Numero 21, Ilaria Calvanese. Ilaria studia per poter diventare un interprete. E lei mangia spaghetti con le vongole. Dopo le andiamo a mangiare anche noi, sì, sì. Alla fine serata. E la volta della numero 22, Anna Mazzella. Anna vorrebbe diventare una fotomodella. Ed anche se io facevo il tifo per The Colors, lei adora Briga. La volta della numero 23, Fabrizia Cerrito. Fabrizia vuol diventare una personal trainer. E adora mangiare la pasta. Oddio, un po' in contraddizione, ma è bellissima lo stesso. Importanza è la numero 24, Fernanda Ramos. Lei studia per diventare un ottimo chef, un ambito chef, Pasquale. E sicuramente andremo a mangiare da lei quando cucinerà il suo piatto preferito, che è la lasagna. Lasagna. Vi state divertendo, Casamicciola, fatemi sentire, vengo un po' più avanti. Mamma mia, io da lì dietro non vedevo quanto eravate, siete spettacolari. Buonasera a tutti, buonasera giuria, buonasera di nuovo, buonasera Miss. Congediamole, scusatemi le spalle e facciamo un'ultima tranche in raffica, via musica Francesco. Ah!
Caldi? Caldi? Ci siete? Passiamo subito agli uomini? Vi va? Mamma mia, passiamo agli uomini, Casamicciola si fa sentire. Loro sono pronti, sono prontissimi. Siamo pronti, Francesco, che ti ringraziamo ancora per il tuo servizio da service insieme al suo collega. Signore e signori, casual uomini. Numero 1, Aiko Di Meglio. Lui vuol fare il professionista sportivo. E mangia spaghetti al pomodoro. Numero 2, Carmine Schiano. Lui vuol diventare calciatore. Ecco, forse già pratica calcio. E mangia il purè di patate. Ecco. Numero 3, Giuseppe Di Bonito. Lui studia, lavora già come personal trainer. E per fare il personal trainer bisogna mangiare carne. Tanta carne. Numero 4, Dario Palmieri. Dario vuol diventare un modello. E adora mangiare la pizza. Numero 5, Salvatore Di Costanzo. Pasquale, anche lui adora la pizza, ma vorrebbe diventare un macchinista di navi. Eh sì, tutti sulla MSC sì, Poesia. Tutti sulla MSC Poesia, magari vengono in vacanza con noi. Numero 6, ti sistemo io, è Manuel Pisani. Lui mangia di tutto, non solo la pizza. Quindi, però vorrebbe diventare un imprenditore. Numero 7, Leonardo Aulisio. Lui vorrebbe lavorare e diventare un astronauta. E direi, Houston, abbiamo un problema. Qui si mangia troppa genovese, perché lui adora la genovese, Pasquale. Numero 8, Antonio Maietta. Anche lui vorrebbe diventare un calciatore. E mangia pasta al pomodoro. Ma vi è venuta fame? Per... È la volta del numero 9, Vincent Buono. Lui vuol diventare un prenditore edile, Pasquale. Certo, aspettiamo che finisce la crisi e poi iniziamo a costruire. Quindi è pronto per la partenza. Luigi Di Costanzo, anche lui imprenditore. Ed anche lui è un fan del coniglio all'ischitana. Numero 11, Nicola Fiorentino, lui è un commerciante. E si nutre di pasta al pesto, pesto pasta. Numero 12, Domenico Cangiano, anche lui è calciatore, abbiamo le veline ai calciatori. E non solo è calciatore, ma è anche tifoso del Napoli. Ecco, meno male.
ancora numero 13, Raffaele Marchisiello. Lui vorrebbe diventare, se non lo è già, amministratore aziendale. E mangia pesce crudo. Mamma mia. Come si mangia il pesce crudo? Sì, si apre come la coda. Anzi, si tuffi a mare, lo addenti e te lo porti a casa. Ti immagini? Numero 14, Gian Maria Priori, manager. Va bene così? E mangia pizza, 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 pizza. E non ha tanto tempo, quindi solo pizza può mangiare. Numero 15, Domenico Senese, studia per diventare un pilota. Oh, come quasi un personaggio biblico, come Ponzio Pilota. Antonio De Luise, speriamo prossimo alla laurea per diventare avvocato. Numero 17, Ciro Manna. Ciro vuol diventare un modello. E mangia la bolognese. Numero 18, Elio Screllato. Anche Elio vuol concorrere alla carriera di modello. E lui mangia le miss della tavola e siamo sempre con le pizze. Le pizze, le pizze. La prossima volta dobbiamo chiedere qual è la pizza preferita, sì, esatto, anziché scrivere pizza. Facciamo proprio il menù e quindi... Ultimo, ma non ultimo, è il numero 19, Davide Milo. Lui invece studia per diventare un parrucchiere. E mangia un po' alla milanese, mangia il risotto. Scusami numero 14, eccoci qua, ancora un forte applauso, non ve lo fate dire, perché altrimenti sembra che non apprezziate la bellezza di questi straordinari ragazzi. Quando suonano le campane, la mia catechista mi diceva che quello che uno diceva al suono delle campane significa che era giusto, quindi ecco, sono straordinari. E voi ancora di più che dovete applaudire. Sono straordinari, però un po' li odio. Perché li odio? Quasi a Io tutti. Lo so perché li odio. No, e già sai perché li odio. Quasi soprattutto l'ultimo, forse, oddio, l'ultimo. Ma che devi fare con tutti questi capelli? No, hanno i capelli, Pasquale Capasso, zero. Niente, zero, Pasquale. Allora, chiedo all'iWork Team, voi che siete bravi, avete... Una parrucca! Allora, no, se magari mi fanno delle extension alle sopracciglia. Esatto, faccio un bel riposo. Si può fare? Benissimo. Giuseppe Aperto, uno dei tre coordinatori della IWork Team, dice che è possibile. Va benissimo. Grazie, vieni più avanti. Mentre loro li congediamo, vieni sì, qui. Magari vieni un po' qua. Di musica, li beviamo, vieni qui, ragazzi. Alza il braccio. Peppe Aperto, Mr. IWork Team. Beh, oggi affiancato dal bravissimo Maurizio Cipollaro, mentre Jenny Castello è ferma ai box. Però domenica la prossima tappa sarà... ancora con noi. Domenica ricordiamo che saremo per la sesta tappa di Miss Blumare a Piazza Vanvitelli al Vomero. Insieme alla quinta tappa di Mister Work Team. Team, esattamente. C'è una signora lì in terza fila con i capelli corti che l'applaude sempre. Sempre, quindi sempre, questi... sempre. Proprio di lei sto parlando, grazie. Applaude se adesso si abbassa, non applaude più. Bello, mi fa piacere perché siete un pubblico vivo e soprattutto questa sera moda, quindi spettacolo, arte, e questa è la cosa importante. No, pensavo ancora ai capelli del,
del I Work Team, come fate in inglese? I Work Team, team numero uno. Io, guarda, io so tacere in 20 lingue diverse. Tacere in 20 lingue diverse. Sì, guarda che sono... Allora, team, perché team? Perché è una squadra, ed è una vera squadra. C'è gente che interpreta la squadra, facciamo il lavoro di squadra e poi fanno la Formula 1, cioè il pilota e gli altri cambiano le ruote. Mentre invece voi siete una squadra tipo pallavolo, tutti fanno tutti, quindi esatto, perfetto. Si vince quando si vince tutti insieme e si perde, ma noi non perdiamo mai. Perché? Perché siamo veri, siamo leali, siamo puliti, limpidi e cristallini come l'acqua che costeggia la riva di Casa Micciola. Su! Ah, siete straordinari. Momento Canoro e poi un talk con la giuria, che ne sì. pensi o viceversa? Io intanto vado a controllare un po' okay. i ragazzi. Allora okay. tu vai a controllare, poi vai con la giuria, io voglio un secondo Momento Canoro, io ve la presento, lei è una mamma di tre bimbi ed ha una voce straordinaria, quindi immaginate le ninna nanne per questi bambini, saranno stati veramente indimenticabili. Lei ci canta Straordinario di Chiara, per noi, signori e signori, Marilena Castigliola. Ecco che parte, ecco qui, è aperto il microfono di Marilena. I bimbi sono due, te ne ho dato un terzo, allora in bocca al lupo per un terzo. Auguri. Ce l'abbiamo? Sotto, se, faccio cantare con la mia? No. Ok. Ok. Chiedo spesso se tu sei felice come me, se poi ti basta quello che ci unisce, un po' d'amore e poche regole. Mi chiedi spesso di chi sono quegli occhi che ci guardano, ma ti rispondo sono stelle, ma tu non mi credi neanche un po'. E allora saliremo sopra il cielo a piedi nudi, mano nella mano, andiamo dritti fino al paradiso. E un po' di come tutto intorno esplode l'universo, ed io che vedo solo il tuo sorriso, che fa sembrare tutto straordinario come te. Se un giorno io volessi di più di tutto quello che già ho, ti troverei dentro un'altra vita con lo stesso sguardo perso ma sincero. Ci siamo presi a pugni e poi a baci fino a ridere. Le mani ci hanno fatto male senza volersi mai staccare, e saliremo insieme sopra il cielo a piedi nudi, mano nella mano, andiamo dritti fino al paradiso e un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo, ed io che vedo solo il tuo sorriso, che fa sembrare tutto straordinario come te. Questi anni che sono veloci e che stancano i volti mentre formano i cuori, sono gli anni più duri ma dicono i migliori. E saliremo insieme sopra il cielo a piedi nudi, mano nella mano, andiamo dritti fino al paradiso e un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo, ed io che vedo solo il tuo sorriso, che fa sembrare tutto straordinario come te. Andiamo insieme fino in capo al mondo, perdiamoci man mano nella mano, questo viaggio avrà un finale straordinario se viaggi con me. Mi chiedo spesso se tu sei felice come me. Eccola qui,
Eccola qui, Marilena, grazie, grazie Marilena, a voi, una voce straordinaria, ci accompagnerai ancora dopo. Allora, Pasquale, ci sei? Hai il tuo microfono? Sì, sto raggiungendo sì, la giuria. Stai raggiungendo. Ricordi i Giochi senza frontiere? Sì, sì. Era bellissimo, io mi appassionavo veramente tanto. Allora, lascio, sì. No, volevo intervistare la signora che stava qui seduta. Stava. Buonasera, signora. Buonasera. Vogliamo passare accanto a questa splendida donna? Oppure, dove vuoi andare? Un attimo dallo scrittore Roberto Poi dopo della vai Ragione. Da questa splendida donna, perché è veramente graziosissima. Allora, Roberto Grazie. Della Ragione, scrittore, un scrittore che piace tanto alle ragazze, perché scrive tantissimo. Cioè ha scritto un libro che si è venduto tanto e ne sta facendo un altro che è già pronto. Sì. Allora, buonasera a Casamicciola, viva Ischia prima di tutto. Grazie a voi, grazie a questa